Torna alla vittoria la Morrone di Cosenza nei confronti della Soriano, un 2-0 abbastanza secco, dopo le due sconfitte maturate in territorio reggino a Gallico e contro l'Abovarinese. La squadra cosentina con i gol di Leta e Bruno regola appunto la squadra di parentela che si era presentata a Cosenza con l'intenzione di continuare a fare qualche punto importante per togliersi dalla zona calda della classifica, ma alla Morrone d'altra parte aveva l'opportunità di cercare di risalire in classifica, tant'è vero che è rientrata al quinto posto, ma ancora è distante 13 punti dalla seconda in classifica, la Regione Mediterranea, per cui in questo momento non farebbe il playoff. Però è stata importante questa partita, intanto perché ha scavalcato l'Isola Capo Rizzuto, sconfitta domenica, e quindi riportandosi appunto nella posizione che potrebbe essere foriera di un ulteriore vantaggio, anche se la Vigor Lamezia in questo momento sta segnando un po' il passo con la sconfitta interna della Reggio Mediterranea e il pareggio di domenica. Quindi una partita abbastanza importante per la Morrone, mentre per il Soriano si prospettano ancora momenti difficili in quanto è tredicesimo a 22 punti ed è vicino alla zona della salvezza, perché con il Gallico Catona ogni tanto si invertono le posizioni, visto che da una domenica vince uno, una domenica vince l'altra. Vedremo come andrà a finire sia per la parte alta che per la parte bassa della classifica.